Presentazione ufficiale del movimento costituito da Tommaso Dragotto in Presa Palermo nell'ambito del primo forum dei movimenti civici che si tiene a Palermo al Cinema Imperia. Da dove nasce la volontà di creare un movimento civico proprio a favore dei cittadini? Ma io, essendo cittadino palermitano, principalmente sono un imprenditore. La mia azienda è a caratura nazionale, ma vivendo a città io vivo le vicissitudini e le problematiche della città di Palermo. Parliamo un attimo del problema fiera, ma solamente poche cose per far capire in maniera determinante che parlare va bene, ma operare secondo me è tutta un'altra cosa. Perché non prendere una parte del mio tempo a favore dei cittadini, cioè creare un movimento per la difesa e i diritti dei cittadini? Diritti e difesa significano esattamente risolvere le problematiche della vita sociale di Palermo, delle attività commerciali e soprattutto di cercare di cambiare il sistema politico della città, cioè noi non vogliamo, come movimento, non vogliamo più gli stessi politici che ci governano, non vogliamo più le stesse istituzioni, insomma siamo arrabbiati, molto arrabbiati. Oggi vedrete effettivamente attraverso il nostro video e quello che diranno i movimenti civici, io faccio parte del Movimento Civico di Palermo come Impresa Palermo, vedremo se possiamo alle prossime elezioni, speriamo il più presto possibile, di risolvere e di dare alla città quello sviluppo e quelle attività che normalmente noi desideriamo. In un normale contesto di mercato, un'azienda con le caratteristiche attuali del Comune di Palermo sarebbe destinata inesorabilmente al fallimento, comunque in ogni caso commissariamento. Da chi è costituito il movimento? Soprattutto dai cittadini, dalle idee dei cittadini, dalla professionalità dei cittadini, dall'amore che hanno per la città. E quindi automaticamente io chiedo che si iscrivano direttamente a Impresa Palermo o in qualsiasi altro movimento civico, però non solo l'iscrizione non serve a nulla se non partecipano attivamente alla struttura e al benessere della città, con progetti, con idee, con qualsiasi cosa. Noi siamo disponibili a ricevere tutti e a sentire tutti quanti. Questo senso di inadeguatezza, si dice in italiano, che coglie buona parte dei cittadini in questo momento, in questo paese. Traffico, rifiuti, servizi, welfare, infrastrutture indispensabili. Grazie a tutti voi che siete presenti. Mi piace pensare oggi che inizia una partita diversa, rispetto agli ultimi 20 anni. Una volontà comune di unirsi per condividere idee e progetti a favore della città, un miglioramento della città voluto fortemente dai cittadini stessi. Questo è l'esito del forum Insieme per Palermo, nel quale l'Impresa Palermo ha esposto i suoi progetti, le sue idee, le sue iniziative. Rosa Di Stefano per Impresa Palermo.